Senza porta più che litoriamo. Si sta innervosendo tantissimo. Vai lui, fai un trick. Dai. Aspetta, ci voglio provare io. No, no, ferma, ferma. No, no, non lo fare. Non lo fai, dammi la mano. Dammi la mano, dammi la mano. Ok, ok. Vai il più veloce del vento. Pericolosissimo. Spacco tutto. Questo vlog è iniziato nel modo più pezzo possibile. 3, 2, 1. Ciao, ciao a tutti. E lei Sofì, benvenuti in un nuovo daily vlog. Anche oggi un nuovo video per raccontarvi la nostra folle vita, perché ogni giorno è insieme a me contro te. Ogni giorno è sempre più bello. Ehi, devi essermi rotta la gamba. Cosa? Quale gamba? Chiama l'ambulanza. L'ambulanza. Lì è questa gamba che mi fa male. No, l'ambulanza. No, aglio il ghiaccio. Del ghiaccio? Sì. Da mangiare o da bere? Per metterlo qui. Ma il ghiaccio si può sia mangiare che bere. Lui, il ghiaccio per evitare che si formi il livido. Che liquido? Il tè o il succo di frutta col ghiaccio? La Coca-Cola, lui, la Coca-Cola. Ma non volevi il ghiaccio? Lui, ma sei impazzito? Cosa? Ma non capisci? Mi sono fatta malissimo. Quando una si fa male, per evitare che si formi il livido, non il liquido, si mette il ghiaccio, ma non per berlo o per mangiarlo, ma per bloccare il sangue e farlo diventare così. Capito? Far chiudere i vasi sanguigni. Stai parlando con me? No ragazzi, io perdo ogni speranza. Davvero. Cosa fai? Ma adesso passiamo a fare un breve riassunto di tutto ciò che è successo in questi giorni. Sono successe davvero delle cose fuori di testa. Partiamo da questa. Un giorno torniamo a casa, eravamo stati a Milano, e troviamo questa cartina geografica con tanto di lettera in allegato da parte del signor S. Stupido signoresse, il quale ha fondato il suo team dei malvagianti. Forse voleva dire dei barbagianni. Infatti, o dei cretinanti. Comunque, cioè praticamente lui, siccome ha deciso che da solo non ci potrà mai battere, ha radunato tutti i cattivi del mondo e dice che d'ora in poi non dovremo superare le prove dalla nostra cameretta, bensì da varie parti del mondo. Ne siamo molto molto confusi e comunque siamo sicuri che batteremo sia lui che il suo stupido team, perché accanto abbiamo il team Trote, la famiglia più grande e forte di YouTube. Se ancora non ne fai parte, devi assolutamente cliccare il tasto iscriviti qui sotto. In più abbiamo annunciato la nuova funzione di YouTube che vi permetterà di entrare a far parte del team Trote Elite, ovvero una squadra di Trote che ci aiuterà a sconfiggere il signor S. Questa funzione riguarda il tasto abbonati, che trovate nel nostro canale e che spesso ci chiedete cosa sia. Bene, con quello vi potrete abbonare al nostro canale, pagare 5 euro al mese e ricevere delle funzioni e dei servizi in più da parte nostra, come per esempio poter essere salutati in un nostro video, fare delle live esclusive solo con team Trote Elite, vedere dei contenuti extra e ricevere un badge che vi permetterà di essere identificati come Team Trote Elite. Ovviamente potrete disdire l'abbonamento in qualunque momento. E ringraziamo tutti coloro che si stanno abbonando, perché ci stanno supportando anche economicamente e ci permette di creare contenuti sempre più nuovi e video sempre più pazzi. Sì, infatti noi utilizzeremo questi fondi che stiamo raccogliendo grazie agli abbonamenti per fare i video in giro per il mondo. Però attenzione, questi video saranno visibili a tutti, sia del Team Trote Elite ma anche del Team Trote, perché li caricheremo in questo canale. Ma adesso vado alle ciance e passo a raccontarvi l'idea che abbiamo avuto oggi. Abbiamo intenzione di fare qualcosa di davvero di super pazzo. Poi come sapete di solito facciamo gli scherzi tra di noi, gli scherzi a Manager Gigi, ma non abbiamo mai fatto uno scherzo a Ray, il nostro cucciolo, il nostro cucciolo di chihuahua, di palla, di caca, pipì. Lui si comporta male nei nostri confronti, perché noi ogni giorno lo riempiamo di coccole e di amore, ma lui ci ignora sempre. È come se a lui non importasse di noi. Così abbiamo pensato: e se gli facessimo provare quello che proviamo quando ci tratta così? Se per un giorno provassimo a ignorarlo? Ed è qui che nasce Ignoriamo Ray per 24 ore. Sarà divertentissimo e soprattutto non vediamo l'ora di vedere la sua reazione. Per iniziare abbiamo ovviamente bisogno di Ray. Quindi dovremo non ignorarlo, andarlo a prendere e portarlo qui. Lui ormai gira per casa, quindi non sta più neanche nella mia stanza. È sempre in giro. Andiamola a cercare. Ray! Rayino! Eccolo! Gattino! Ciao, queste sono le ultime coccole che ti faremo. Ecco qui il nostro peluche. Fatto veramente grossetto, pesante. Ha un pancino bello pieno. Ok, bye bye. Da questo momento lo ignoreremo per tutta la giornata. Pronti? 3, 2, 1. Ciao Ray. Ciao ciao. Guardate cosa sta facendo. Mi
mi leccava la mano. Voleva essere accarezzato. Scodinzola. Ci guarda. Si è seduto. Ma a me non importa, neanche lo guardo, anzi. Aspetta, aspetta. Di solito quando siamo seduti così sul tappeto giochiamo con lui, mentre adesso lo stiamo ignorando, non lo calcoliamo, quindi gli sembrerà strano. Si avvicina. Mi dà bacetti. È come se pensasse: dai, non mi vedete, scusate ragazzi, voglio giocare con voi. Si sta seduto accanto a me. Non era mai successo. Lo dovrei ignorare più spesso. È una reazione stranissima. Io pensavo che se noi l'avessimo ignorato, lui ci avrebbe ignorato altrettanto, anzi forse di più. Invece non è così, sta dando delle attenzioni che di solito non ci dà affatto. Guarda! Cavolo! Cos'è? Cavolo, non lo devo ignorare, arriva, non posso! C'è una formica gigante! Guardate quanto è grossa! Gigantesca! Non dovrei tenerlo, ma se non lo tengo lui, si mangia la formica! Sei calmo, ti devo ignorare, io non posso tenerti! Lo ignoro! No. Che devo fare? Non posso non ignorarlo! Ehi! Vabbè, ignoralo! No, devo salvare! Lui, ignoralo! Non posso! Se lo ignoro si mangia la formica! Vabbè! Ma come vabbè? Devo salvare quella formica! Ma sono animali! Ma cosa? Formica, vieni qua, sali qui sopra! Ma come? Sul mio telefono! Sopra questa pedalina! No, no, non è una pedalina, è il mio telefono! Se n'è andata! Dov'è? Rela sta cercando! Bene ragazzi, adesso si arrabbierà tantissimo perché faremo una cosa terribile! Giocheremo con la pallina che lui tanto adora, ma tra di noi! E non lo coinvolgeremo! Non so neanche se verrà in realtà! Staremo a vedere! Lui, dai, divertiamoci! Dai, Sofì! Ma dov'è? Kira? Oh cavolo! Qua! Ma vedete un pennacchio che si aggira. Tra di noi. Ma no, che bello. Ma tu vedi un cane per caso, un cagnolino? Assolutamente no. No. Ma noi divertiamoci. Piano. Che lui scodizza, la vorrebbe giocare, poverino. Sbattuto. Vieni, Sofì. Na. Vieni. Mi sento cattivissima. Però davvero se lo merita. Perché di solito è lui che ci impara sempre. Ha cominciato a abbaiare. Noi non ci importa di te. Quando i cani abbaiano è perché chiaramente vorrebbero comunicarci qualcosa. Quindi sicuramente penserà: oh, ragazzi! Ragazzi, guardatemi! Vediamo se la trova. L'ha trovata. Il nostro cane da tartufo. La metto sotto la maglietta. Ok. Ma detto, non interessava niente di noi. È semplicemente che gli importava della pallina. È ritornata alla ricerca della formica gigante. E adesso che fa? Seguiamolo. Cerca nella spazzatura. Che sta facendo? Lo dovrei rimproverare, ma non posso. Non posso dire il suo nome. Ehi tu, smettila. Non toccare quel coso. Non far cadere la spazzatura a terra. Il gatto. È arrivato, è tornato. E se n'è andato. No, non funziona come richiamo. Sembra il richiamo delle navi della crociera. Ma è possibile che non abbia voglia di coccola? Cioè tipo che lui non venga come tutti gli altri cani per essere accarezzati? Sta cercando di andare via. Sta cercando di aprire la porta. A lui non importa niente di noi. Gatto, siamo noi che dobbiamo ignorare te, non tu ignori noi. Ma cosa? Si è sdraiato. Si è sdraiato, lui vive la sua vita. Lui è indipendente. Dobbiamo essere anzi noi a suo servizio. Ok, mi sdraio anch'io. Questa cosa lui la odia. Voglio vedere se riuscirà a ignorarmi. Non sarò io a ignorare lui. Guarda, l'ignora proprio con la testa, è girato. Si gira la testa. Bastardino, guarda, sono caricato a terra. Tu odi questa cosa. È pazzo. Ha detto lo ignora adesso. Non ignorarmi. Sta funzionando. Si sta innervosendo tantissimo. Sì, come va? Tutto bene? Sì, senti qualcosa come un ronzio. Un abbaio, non so. No, io non sento proprio nulla.
Ok, adesso che si fa? Sta cominciando a morderli. Ti morde, ma cosa vorrebbe che tu lo accarezzassi? Però guardate, è arrabbiato con lui perché lo ignora, però con me no. Di me non gli interessa nulla. La possiamo smettere, cane? Che fa? Adesso veramente? Capisce l'italiano? Guardate che faccia. Ha smesso. Mi sa che si è offeso. Si è offeso tantissimo. È andato a guardare la cartina per imparare la geografia. Niente, si è offeso. Non vuole più avere niente a che fare con noi. Cercava no. di prendere la pallina. Ha trovato la pallina. Ma non ci arriva. Vorrebbe che noi gliela prendessimo. Ma è salito sopra il divano. Di solito non gli è concesso. Lui non lo fa mai perché non può. Non vogliamo che salga qui sopra. Forse ha capito che non lo possiamo rimproverare, che lo stiamo ignorando, e quindi fa le cose che non deve fare. Io mi siedo e vediamo. È andato. Niente, per lui non è cambiato nulla. Non lo posso vedere così, ragazzi. Cerca attenzioni. Non riesco a ignorarlo più. Basta. Cattino, vieni qui. Ci sei mancato tantissimo. Mi lecca e mi morde anche. Ma che profumo di pipì che fai oggi, ah. O di pipì. Vieni qua, piccola polpetta di mamma. Piccolina. Non ti ignoreremo mai più, te lo prometto. Yeah, yeah, nini, nini. Che poi adesso che è più grande, le coccoline gli piacciono. Magari gli erano mancate. Ma comunque di Trote, l'esperimento scherzo avventura di oggi si conclude qua. Noi salutiamo la Trote Elite di oggi, Gianni e Giovanni. Ti mandiamo un bacione gigantesco. Ciao, e mandiamo un bacione a tutti di Trote. Noi ci vediamo domani con l'inizio avventura, perché oggi giorno è me contro te. Ciao. Clicca qui per iscriverti ed entrare a far parte del Team Trote, la squadra più forte e grande di YouTube. E poi clicca qui per vedere il vlog di ieri, perché ogni giorno è una nuova avventura. A domani. Pennacchio. Pennacchio.